Ciao carissimi, buongiorno. Allora, vi ho fatto vedere un video, uno spezzone di video che ho rubato, cioè ho fatto sua insaputa, mentre ero alla guida ieri, dal collega che dormiva tranquillamente e io guidavo. E volevo a questo punto, ecco, volevo approfittare di questo video per parlare un po' dalla guida in coppia. Allora, io ho iniziato questo nuovo lavoro ad ottobre, precisamente il 4 ottobre, e ho iniziato fin da subito con la guida in coppia, dapprima con mio zio, poi mio zio ha avuto un problema. E quindi sono stato accoppiato prima ad un altro signore, Franco, e adesso sono qui da un mese circa con Roberto. Quindi la mia esperienza, questa esperienza di autista, la sto provando guidando in coppia. Però la maggior parte degli autisti, la maggior parte dei camion che io vedo si vedono in giro sono soli. Ecco, la figura dell'autista è colui che viaggia da solo col suo camion. E non vi nego che quello che io desidero è appunto avere un mio camion da solo e fare i miei viaggetti da solo. Sicuramente viaggiare in coppia ha dei benefici, primo fra tutti appunto quello che dopo le tue ore di guida ti puoi benissimo riposare e quindi riprenderti dopo le tue ore di guida. Puoi dormire nel sediolino come ha fatto Roberto oppure tranquillamente nel letto come faceva mio zio. Questo è un aspetto molto importante dal viaggiare in coppia. Però questo beneficio io sinceramente lo considero un beneficio, però io ripeto, sono dell'idea che uno debba fare l'autista viaggiando da solo, perché da solo io ho voglia di fare l'esperienza da solo. Perché mi posso tranquillamente gestire le mie giornate, il mio tempo libero, qualunque cosa. Invece, essendo in coppia, ti devi comunque adeguare al compagno. Voi cosa ne pensate? Io sono più favorevole al viaggiare da solo. Allora, c'è anche da dire che ringrazio mio zio che mi ha permesso di iniziare questo lavoro e potendo io andare con lui e imparare a guidare, anche perché io il 4 ottobre non avevo mai guidato un camion ed è stata la prima volta, quindi ho iniziato a imparare come gestire un mezzo di quasi 20 metri di lunghezza e con tanti chili di peso. Quindi questo è molto importante, aver iniziato e aver imparato con la figura di mio zio. Però ecco, io ora, dopo questa esperienza in questa azienda dove mi trovo, cercherò di optare per trovare un'azienda che mi possa permettere di guidare da solo. Ok? Fatto un video, ora sono sinceramente da solo, il compagno non c'è e siamo in attesa di essere caricati per ritornare giù. Al prossimo video. Ciao ciao.